Bentrovati. Questo è il nostro secondo appuntamento. Spero che la vostra meditazione di ieri sia stata fruttuosa e abbiate lavorato sui primi cinque versetti del Vangelo di Giovanni. Ora ci dedichiamo a, sempre al primo capitolo, dal sesto al decimo versetto. Vediamolo un po' insieme. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Ricordiamoci che il Vangelo deve essere meditato e bisogna fare in modo di fare sorgere delle immagini, non fare filosofia. Io cerco di mitigare questo, questa immagine, questo, questa parola. Abbiamo visto ieri come la parola, appunto, il Logos, viene emanato da Dio e crea le costellazioni, la galassia. Adesso compare un personaggio che è Giovanni Battista. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Interessante che è anche il nome del discepolo che ha scritto il Vangelo, ma non confondiamo Giovanni Battista con Giovanni Evangelista. È vero che Giovanni è stato discepolo di Giovanni Battista e vedremo che eh, ci sono anche degli altri risvolti. Comunque Giovanni Evangelista ci parla del Battista dicendo colui che grida nel deserto. Era un individuo particolare che era stato prescelto per annunciare la luce che doveva venire nel mondo. Questa luce, questa parola, non è Gesù e basta. È la forza che ha creato il mondo. E questa forza la, noi l'abbiamo dentro il nostro petto. Giovanni è il primo che se ne accorge, voce di uno che grida nella solitudine. Lui sente una parola in sé che urla e dice io, io sono. Il primo uomo che si sente un io realmente sulla terra. Cosa vuol dire dirsi io? Dirsi io vuol dire sapere di esistere, certo, ma anche chiedersi chi si è. Chi sono io? Cos'è quella forza in me che mi permette di dirmi io? Giovanni dice questo. Chi sono io? Egli stesso non era la luce, ovviamente, dice il Vangelo. Era testimone della luce. Giovanni venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Cosa vuol dire testimoniare della luce? Significa sentire che in noi esiste una forza di vita che è la stessa che ha creato il mondo, che illumina i nostri pensieri. Accorgersi che il nostro pensiero è luce, che noi siamo vivi che in noi c'è la luce del pensiero, la luce della coscienza. Giovanni è il primo che dice all'umanità, guardate che dentro di voi c'è una luce. Che cos'è questa luce? Accorgetevi, accoglietela, comprendetela, capitela. Io testimonio che in me c'è questa luce, mi sono accorto che c'è questa luce e non so come spiegarvelo, ma è la luce del pensiero mio, è la luce della mia coscienza. Ma io posso testimoniare perché esiste, davvero esiste questa potenza di luce che ha creato il mondo, è la stessa che vive nel mio petto. E Giovanni annuncia, testimonia della luce in se stesso affinché tutti anche gli altri potessero condividere questa luce, accorgersi di questa luce. Annuncia la venuta della luce come qualcosa che è già in tutti gli uomini, ma nessuno lo sa. Anche oggi, chi è che sa di essere un portatore di Io, un portatore di luce? Chi è che si chiede il senso della propria vita? Perché abbiamo la potenzialità di chiederci chi siamo? Perché ci domandiamo? Perché pensiamo? Perché abbiamo dei bisogni? C'è una luce in noi che chiede, che vuole. E Giovanni è il primo che lo dice. Chiedi, scopri chi è in te e che cos'è in te questa luce. Giovanni non era la luce. Giovanni è soltanto un annunciatore, un messaggero, perché in lui si accende la consapevolezza. Di essere un testimone, di un essere portatore di luce. Pensate, l'unico uomo sulla Terra che a un certo punto si rende conto che la luce dell'Io in lui è esistente, che non c'è soltanto Dio fuori, ma c'è dentro anche un Io che ha qualche cosa a che fare con Dio. Testimonia della presenza dell'Io in sé. Prima di tutto scopre di avere un Io, questa forza incredibile che abbiamo solo noi umani, che illumina la nostra coscienza, che ci rende consapevoli, che ci fa andare verso il bene, verso il male. Noi siamo testimoni di questo. Siamo arrivati a testimoniare della luce in noi, come faceva Giovanni? Giovanni dice che la luce vera, che illumina ogni uomo, stava venendo nel mondo. Lui sentiva che stava arrivando fragorosamente in tutta l'umanità il potere di sapere di sé. La luce vera, quella che ha creato il mondo, che illumina, ricordate ieri, la luce vera che illumina ogni uomo, non solo il sole, non solo il calore, ma dentro di noi c'è una luce. Stava venendo nel mondo nel senso che stava affiorando in ognuno di noi la consapevolezza di essere portatori di un io la vera luce che illumina ogni uomo, in quel momento, ai tempi di Giovanni, era alba, era l'alba, l'alba di quella luce che in Giovanni nasce. Lui la vuole portare, vuole irraggiare, dire con tutti gli umani, anche voi siete fatti di luce, anche voi siete portatori di luce. La luce sta venendo nel mondo e ci sarà qualcuno che la manifesterà per primo. E io vi annuncerò chi è questo primo uomo che porta la luce, che incarna la luce, questo primo portatore di luce. Io non sono la luce, io sono soltanto qualcuno che si è accorto che sta arrivando un momento in cui tutti si accorgeranno consapevolmente di essere della stessa natura della luce, di essere divini. Egli era nel mondo. Questo essere portatore di luce, questo Cristoforo che porta la luce, era nel mondo e dice addirittura, e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Quindi questo uomo che poi Giovanni annuncerà, che noi lo vediamo e lo conosciamo come Gesù Cristo, è il primo essere che porta il messaggio, la novella. Vangelo significa appunto messaggio, c'è anche la parola angelo nel Vangelo, questo essere attraverso cui è stato fatto il mondo, perché nel, nel Cristo c'è la stessa forza creatrice del mondo. Ma gli uomini non lo seppero, non lo sanno neppure ora. Chi legge il Vangelo non sa che sta parlando col Creatore del mondo. Che non è un dio con la barba, ma che è la forza scaturigine dell'universo. Entra prima in un uomo e piano piano in tutti gli uomini. Arriverà a un punto in cui, sacrificando il suo essere, darà il potere a ogni uomo di essere una fiamma, capace di incendiare ed illuminare d'amore il mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha ancora conosciuto. Leggiamo insieme, vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Io spero che possiate meditare bene, queste parole vi invito a rileggerle nel testo, prendere in mano il Vangelo e alla luce di quello che ho cercato di dire, fare sorgere l'immagine di questa luce in voi. Accorgetevi di questa luce così come... Giovanni si è accorto e testimoniate che in voi c'è la luce. Siate portatori di luce. Un caro saluto. Buona meditazione. Eh, buonasera, bentrovati a questo nostro secondo incontro. Ci siamo dedicati in questo periodo diciamo, di emergenza, di incontrarci, per fare un cerchio appunto affinché eh, la facoltà della speranza e della fiducia possa sempre di più andare nel mondo e portare forze di guarigione in questo periodo di cui appunto tutti ne risentiamo il bisogno. Ecco, vado avanti con il lavoro che abbiamo fatto riguardo all'interpretazione esoterica del Vangelo di Giovanni. Oggi ci occupiamo del battesimo del Cristo, di ciò che avviene sul Giordano. Chi è che fa questo battesimo e che significato ha? In Questo momento è fondamentale per separare le due persone di Cristo e Gesù. E Gesù è un individuo, un essere umano che eh, si sviluppa da 0 a 30 anni, appunto a Nazareth. A un certo punto mh, si sente spinto ad andare eh, sul Giordano per incontrare appunto questo diciamo questa scelta, questo Giovanni Battista. Giovanni Battista è un individuo particolare, è un individuo che e si potrebbe dire sulla faccia della terra, è il primo che si sente separato mentre tutti si sentono parte del popolo: si sentono che sono figli di Abramo, sono figli di Adamo, sono figli della loro, del loro patriarca. Lui si sente solo: è colui che dice voce di uno che grida nel deserto della solitudine. Giovanni Battista è il primo uomo nel mondo che sente che l'uomo ha perso la via dello spirito e sente che la voce dello spirito si sta interiorizzando. È il momento culmine in cui eh, Dio smette di essere fuori nel cosmo, nell'universo, essere una sorta di, eh, diciamo, colui che gestisce il cosmo e l'uomo dall'esterno perché vuole entrare dentro l'uomo e operare dall'interno dell'uomo, ma non come una possessione per fare in modo che l'uomo possa diventare un collaboratore del piano divino. Ecco, Giovanni Battista è il primo che fa questo, voce di uno che grida nel, nella solitudine del proprio io, quindi si sente un io, si sente separato. Questa cosa dell'io non è una cosa che tutti, non pensiamo che adesso noi ce l'abbiamo tutti, questo io e per noi non c'è cosa più normale che avere un io, ma una volta non era così. Cioè, l'antico ebreo, l'egizio, il caldeo, il persiano non è che avevano questa sensazione di avere un io così chiara. Dicevano io al popolo, alla famiglia, alla nazione, agli ideali, alla religione, ma non dicevano proprio io a se stessi. Non avevano una capacità di individualizzarsi come abbiamo adesso. Ecco, Giovanni Battista è il primo che si spoglia di questo legame e sente questo. Vediamo un attimo cosa dice il Vangelo qua se volete ve lo potete leggere con calma ma è il momento in cui appunto avviene l'incarnazione del cristo nel corpo di Gesù di Nazareth e solito viene simbolizzata con lo Spirito Santo sotto forma di colomba che scende ecco noi possiamo dire che l'esoterismo ci dice che la persona di Gesù fino a 30 anni è un uomo un essere che è vissuto tra gli altri uomini ha fatto esperienze umane. In quel momento, quando viene immerso completamente nell'acqua, penetra dentro di lui quel principio che nel, nell'incontro precedente eh, abbiamo considerato come il principio Cristo: il figlio, la seconda persona della Trinità, colui che regge la configurazione delle stelle, che opera all'interno del Sole come potere di irraggiamento, di luce, di vita, ora Entra in ogni singolo uomo, potenzialmente entra in tutta l'umanità, con una differenza che vuole essere accolto con coscienza. Ecco, questo principio universale che noi chiamiamo Dio non vuole invadere la volontà dell'uomo e sottometterlo, no, vuole penetrare sì dentro il cuore dell'uomo e questo gesto che accade adesso sul giornale è il primo momento in cui entra in un corpo, cioè, potremmo dire che. Il Cristo che entra in Gesù è il, il primo uomo che accoglie consapevolmente il principio del Cristo. Ecco, questo sarà un, avveni un avvenire, qualcosa che, in cui tutta l'umanità dovrà in qualche modo confrontarsi, dovrà come accogliere. Ecco. E abbiamo detto che il Battista è precursore della coscienza dell'io individuale, perché una volta tutti si sentivano un po' aggregati in un'anima di gruppo è il primo che sente questo ecco qui ci sono immagini e ovviamente molto celebri in cui ci fanno vedere questa immaginazione in cui il corpo di Gesù riceve appunto il principio del creatore del mondo lo accoglie dentro di sé ecco, possiamo vedere diverse immagini molto belle Possono aiutarci anche nella meditazione, di pensare che questo è il momento in cui il principio divino del cosmo entra dentro un corpo. Ma prima in Gesù, ma poi in tutta l'umanità. Questo si compierà a Pasqua, quando verrà crocifisso. Nel momento della crocifissione, ecco che in tutti gli uomini viene riposto il tesoro dell'Io. Cioè, tutti gli uomini da quel momento possono cominciare a dirsi: Io. E possono, se vogliono, sentirsi figli di Dio. Quello che stiamo vivendo noi in questo periodo non crediamo che non sia una prova per sentirsi figli di Dio. Forse molti si stanno chiedendo il perché avviene questo, ma forse pochi si chiedono qual è il loro scopo sulla terra, perché sono venuti sulla terra. Oltre che a lavorare, a fare figli, sposarsi, pensionarsi, forse c'è anche un altro senso, ecco. Ecco, questo senso ci viene dato da, da Giovanni dicendo: io vengo per annunciare qualcosa che vive dentro di me che è più grande di me. E questo è l'io. L'io è più alto, ha una missione più alta di quella che ho come umano. Solo che non lo so, non me ne accorgo. Io vi consegno, ti consegno questa conoscenza dell'io che ti dice che sei un essere in evoluzione, sei un essere che ti devi evolvere e devi volgerti sempre più verso il divino. Cioè, sei sulla terra come uomo, ma non è una missione solo terrestre, è una missione spirituale, devi sviluppare una capacità, una facoltà che ancora nell'universo non esiste. Devi di diventare capace di amare in modo libero. E questo principio che cade e scende dentro a Gesù di Nazareth è il principio della responsabilità, della consapevolezza, dell'amore libero in ogni uomo. Ecco, questo principio è in ogni uomo, in potenza. Soltanto che non tutti sanno di averlo. Quando uno si accorge di averlo, e diventa responsabile di tutto ciò che in realtà deve attendere nei confronti degli altri e comincia a capire che la soluzione dei problemi della sofferenza umana si è originata dalla perdita della fratellanza. Noi soffriamo, noi moriamo, noi siamo in epidemia perché in realtà non siamo più custodi di nostro fratello. È la cosa che disse anche... Caino, dopo aver ucciso Abele, Dio disse, ma dov'è Abele? Non lo vedo più. E Caino con arroganza dice, ma sono forse il custode di mio fratello? Dopo averlo ucciso. Ecco, la nostra problematica nasce da una mancata, da un fratricidio, dall'aver dimenticato che siamo tutti fratelli. Ecco, su questo tema che è grandioso, vorrei accenare a un altro tema che stasera riusciamo a inserirlo. sempre... Nel Vangelo, noi noterete che c'è quella parte in cui si parla del purificazione del tempio, no? in cui è molto nota, in cui si vede Gesù molto arrabbiato che caccia i venditori di colombe, i buoi, mandali, tutto, è come se fosse scandalizzato, diciamo. Ecco, in questo capitolo appunto potete leggere questo. Cosa rappresenta questo? Se ricordate, la volta scorsa abbiamo detto che il Vangelo di Giovanni, deve essere visto come il Vangelo del Dio. E siamo noi davanti al mondo, la nostra biografia, siamo noi che prendiamo in mano una sferza di corvicelle e cominciamo a cacciare fuori tutto ciò che è dentro il nostro Tempio. Che cos'è il Tempio? Il Tempio è il nostro corpo. E che cosa c'è dentro il nostro corpo? C'è tutta questa roba qua. Ci sono cialtronerie, ci sono pensieri futili, eh, sentimenti storpi, sentimenti poco spirituali, ci sono istinti impuri, ci sono bestie, ci sono colombe. Ed ecco che noi possiamo farci larghe, buttare fuori tutta questa roba da noi stessi. Come Gesù simbolizza, di buttare fuori tutta questa... Immondezza che c'è nel corpo, non vogliamo questi pensieri inutili, queste colombe svolazzanti, queste pecore che si fanno comandare dall'esterno, questi buoi ottusi, tutti questi cambiatori di valute, di mena denaro, noi non li vogliamo e li cacciamo fuori. Viene mandato fuori da questo tempio che è il nostro corpo tutto ciò che è inutile, ciò che è futile, ciò che non serve a nulla. E quindi un gesto di liberazione che facciamo da ciò che non è essenziale. Noi non siamo i nostri pensieri inutili, noi non siamo i nostri sentimenti inutili, noi non siamo i nostri impulsi inutili. Per capire che si parla veramente di questo, lui stesso disse, distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. E non parla del Tempio di Gerusalemme, parla del suo corpo. Ecco, spero che anche stasera ci abbia fatto piacere stare insieme. E grazie per essere venuti. E ci vediamo domani sera con un'altra parte, diciamo, del Vangelo. Cerchiamo sempre di ricordarci di queste immagini e di meditarle. Prendere questo Vangelo, come ci insegna anche Steiner, di leggerlo ogni mattina e di meditare alcune parti, come ho anche scritto in un post. Grazie a tutti, vi auguro buona serata e non abbiate paura. Sono io, dice Cristo, ai discepoli. Ci vediamo, arrivederci.